Sopravvento la prossima settimana, il prossimo fine settimana, riempirà di musica la città di Fano con una spiegata attenzione alla marineria, al porto di Fano, che è un elemento tipico anche della nostra tradizione. Mattia, allora oggi è presentato il programma, abbiamo una direzione artistica particolare. Sì, abbiamo presentato il programma realizzato in collaborazione con i due direttori artistici che sono Colapesce e Di Martino, due personaggi molto noti del mondo della musica italiana, soprattutto in questi ultimi anni. Noti ancora più per noi che stiamo attenzionando il tema della marineria, perché proprio loro due a novembre dello scorso anno hanno pubblicato un brano tratto da delle parole di Ivan Graziani, I Marinai, che parla appunto di mare. Quindi ci piace partire in questa prima edizione coinvolgendo persone che proprio hanno fatto del mare già la loro poetica. Partendo da questa prima idea, da questa idea embrionale, oltre a sviluppare un programma musicale che avverrà dentro l'ex chiesa di San Francesco, che vedrà diversi artisti alternarsi su quel palco, compresi Colapesce e Di Martino, andremo a toccare durante le giornate di festa tutti i luoghi della marineria, o perlomeno quelli che sono i più caratteristici e importanti di Fano. Già la nostra conferenza stampa di oggi non a caso parte dai Quadri, che è un luogo importante e caratteristico per il mondo marinaro fanese. Durante i giorni dei festival andremo al Gugul, andremo alla Darsena dei Pescherecci, andremo dentro nella Darsena Borghese, andremo dentro la Sta del Pesce, quindi toccheremo tutti quei luoghi dove veramente puoi respirare proprio quella che è la storia e la tradizione di Fano. E come lo faremo? Lo faremo con dei talk, dei ulteriori piccoli concerti anche di artisti locali fanesi, con dei momenti di incontro molto intimo ma allo stesso tempo pubblici tra i marinai che racconteranno le loro storie e gli stessi artisti che si esibiscono la sera dentro la chiesa. Ci sono tre appuntamenti importanti, quelli che si svolgono all'interno della chiesa di San Francesco, che sono a pagamento, e qui abbiamo anche degli artisti di una certa levatura. Sì, assolutamente sì. Con la Pesce di Martino hanno messo a punto un parterre di artisti che avesse come minimo comune multiplo il fatto che tutti sono legati in qualche modo al mare. E sono artisti emergenti o anche già affermati. Partiremo con Maria Antonietta e Colombre, che sono due artisti delle nostre zone, ma che hanno, diciamo, una fama nazionale, e presenteranno uno straordinario concerto in due, è la prima volta che si esibiscono insieme, dopo un piccolo cameo che hanno fatto al concertone del 1° maggio, quindi sarà una vera novità. Il giorno dopo, il sabato, avremo due artisti bravissimi, Nicolò Carnesi, un cantautore romano eccezionale, e Any Other. Entrambi sono musicisti che fanno parte della grande famiglia di Colapesce Di Martino, della loro band, che hanno anche dei progetti solisti. E l'ultima sera sarà dedicata a Ivan Graziani, dal quale, come abbiamo detto prima, parte proprio l'idea del festival, la sua eredità è arrivata fino a motivarci a realizzare un festival sulla musica e la marineria, perché ospiteremo il figlio Filippo, che canterà le canzoni di suo babbo fino al momento in cui saliranno sul palco anche con la Pesce di Martino per cantare insieme a lui appunto I Marinai.